Ciao ragazzi, allora oggi nuovo video. Scusate se mi vedete con la sciarpina. No, io non sono allergica alle sciarpine, cioè io le odio le sciarpine, però siccome è un forte tipo mal di gola, ma tipo quello che ti colpisce di lato, non ve lo so spiegare, però mi fa male. Anzi, non parlare, però l'ho voluta mettere. Se volete sapere qual è quella dell'Avon di tempo fa, quella che era uscita con il Faraway Bella, non so se vi ricordate. Allora, oggi in questo video vi parlerò dei prodotti finiti del mese di ottobre. Allora, cosa ho finito questo mese? Un bagno schiuma da 2 litri, il Mil Mil, alla mora e muschio, questo di qui, veramente buono. Infatti ne ho un altro dietro a me, vabbè lì. Poi di Garnier ho finito una tinta, questo è il colore biondo ambra, che sinceramente è un bel colore, voi dite, mamma mia, bello davvero. Come avevo i capelli tipo schiariti, ho applicato, ho detto sicuramente verrà sto colore, giustamente. Ma quando mai, tipo mi ha scurito i capelli, lasciamo perdere. E infatti ho dovuto fare il castano chiaro, questo della René Blanquet, che mi sono trovata bene. Infatti, come vedete, questo è il colore che io man mano l'ho schiarito con un gel schiarente. E niente, vabbè. Poi ho finito un intimo, questa è la camomilla di Intima Roberts, lo trovo molto buono, economico perché sta sui 2 euro, è buono. Poi ho finito anche questo antibatterico naturale, che è questo. Ho finito uno shampoo della Avon ed è il 2-in-1 shampoo e balsamo al mango ginger, 2-in-1 shampoo e balsamo riequilibrante. Allora vi dico che è molto molto buono questo, perché è uno di quei shampoo e balsamo che a me non mi ha mai, ma dico mai, causato problemi di prurito, desquamazione, mai, anzi mi ha andato sempre a riequilibrare il cuoio capelluto e lo trovo molto buono. Sempre shampoo e sempre Avon, questo fiore di ciliegio, questo di qua da 700 ml. Questo invece è uno shampoo arricchito con estratto di fiore di ciliegio, aiuta a far apparire i capelli morbidi, anzi disciplinati e rivitalizzati. Poi sempre di Avon ho finito una crema di Naturals, questa, ah vabbè, sempre Naturals, bellissima, finita. Questa è tipo una mousse ed è quella al Giglio e Gardenia, se non sbaglio, ed è veramente favolosa. Cioè, ho provato l'acqua profumata e mi era strapiaciuta. Mia madre mi ha regalato la cremina. Poi sempre di Avon, di Footworks, non ce n'è più. Ho finito il deodorante in polvere per i piedi con mentolo estratto di albero di tè da 75 ml e lo trovo molto buono perché rinfresca i piedi, anche lì deodora. Poi di Soft Mask invece ho finito questo, il talco, la polvere scintillante per il corpo, ovvero il talco, veramente bello, scintillante, proprio profuma durante, mi strapiace. Ho finito il Celebra, sempre Avon, di Rollon da 50 ml, che mi ci trovo molto molto bene. Adesso sto provando quelli della Yves Rocher, che già io avevo provato tempo fa, però mi sto trovando anche bene. Poi della Avon Senses, della profumazione Garden of Eden, ho finito lo scrub, questo che è veramente bellissimo, contiene 200 ml di prodotto, contiene anche la vitamina E, e ve lo straconsiglio perché per due cose, la qualità e il prezzo. Il prezzo si aggira dai 2,95 massimo 3,50. La qualità è ottima, c'è uno scrub che ti scrappa di tutte le cellule morbide, le cellule morte, scusate, e mi lascia la pelle profumatissima. Ve lo consiglio veramente, ve lo consiglio perché vale tanto. C'è un prezzo piccolo, però vale. Anche nell'altra profumazione Lagoon, quindi fiori acquatici, una cosa del genere. Questa invece è la profumazione un po' più romantica, più carina, perché io l'avevo presa anche quella, l'altra Lagoon, però gli è piaciuta la cliente, se l'ha preso lei.
Poi di Sunsilk ho finito un balsamo ed è un'azione termoattiva per capelli esposti al calore del fone della piastra. Veramente l'ho trovato buono, questo di qua. Non so se l'avete provato voi, ha una profumazione veramente bella di frutti o qualcosa del genere. E mi piace, lascia dai capelli distregati, morbidi. Ho finito un detergente di Natural Serbal, quelli che sono usciti da poco, vedete, questi nella bottina. Da 100 ml. In combo ho preso anche il tonico, che il tonico lo trovo troppo bello, lascia la pelle liscia, morbida e tipo risvegliata. E infatti il detergente l'ho finito subito, non so perché forse volevo terminarlo, perché non lo trovo, è un nì, non è proprio che mi è piaciuta assai da ricomprare. Infatti, come dire, non è un detergente che ne so che, un paragone tipo questo che è della Yves Rocher. E questo lo trovo sì anche in gel cremoso, però mi sento la pelle più pulita. Questo non lo so. Trovo che mi metto tipo, non lo so, tipo come mettersi crema e risciacquarsi, non lo so. Poi ditemi voi, forse perché è cremoso, quindi è semplice come detergente. Però vabbè, non male, quindi un nì. Poi ho finito come ultimi due prodotti il celebre profumo, bellissimo, lo utilizzerei sempre anche in questo periodo, e il rare gold, no, il rare pearls, scusate. Questo lo trovo molto buono, molto molto buono, mi piace. Adatto per questo periodo, non per l'estate, perché l'avevo presa in estate, l'avevo provato e poi l'ho messo di lato, l'ho utilizzato tipo nel periodo di fine ottobre. Bellissimo. E niente ragazze, questi sono stati i prodotti che ho finito in questo mese di ottobre. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete utilizzato qualche prodotto di quelli che io ho finito, fatemelo sapere. Ok, ciao, al prossimo video.